sono di vecchia generazione artigiana, i miei antichi facevano i falegnami, mio padre calzolaio, ma tutti quanti artigiani che lavoravano, hanno sempre lavorato e lavoravano tanto. A me il lavoro piace più di qualunque cosa al mondo. Io sono un essere umano come tutti gli altri, no? Ho moglie, figli, lavoro e faccio, eccetera. Però il lavoro per me è il vero condimento, il vero gradimento della mia vita. Una vita, quella di Tommaso Gismondi, interamente dedicata all'arte e alla scultura. Dalle 12 alle 15 ore di lavoro al giorno, una miriade di opere esposte in Vaticano, commissionate da importanti basiliche e da chiese di mezzo mondo. Nato ad Aragni il 28 agosto del 1906, nel 21 si trasferisce con la famiglia a Roma, dove scopre l'affascinante universo dell'arte greca, romana e rinascimentale. Per me Roma è la patria mia, dell'anima mia, perché se posso dire, io sono andato a Roma, ho fatto le tecniche qui a Aragni per diventare ingegnere, feci l'istituto, frequentai l'istituto tecnico di via Cavour a Roma, per diventare, per poi entrare eventualmente alla facoltà di ingegneria, non è vero? Però io mi commossi a vedere la scultura, e beh, quella lì, Roma è la mia madre, mi ha dato questa cosa qui. A Roma Tommaso frequenta l'Istituto d'Arte Sacra a Santa Maria sopra Minerva. Poi passa all'Istituto d'Arte e all'Accademia di San Luca, dimostrando una naturale tendenza alla modellazione e alla composizione. Per completare la sua formazione, frequenta per 3 anni la sala di anatomia presso la Facoltà di Medicina e contemporaneamente i corsi di storia dell'arte alla Facoltà di Lettere. Nel 1932, con il ritratto di Olivetti, è il più giovane espositore alla Biennale di Venezia. Al 1934 risale una delle sue maggiori opere prime, il ritratto della signora Urdini con i due figli. In questo periodo della sua produzione artistica, a predominare è il marmo, vero banco di prova dello scultore. Al Verano, il Cimitero Monumentale di Roma, la tomba Zaccari del 1940 e la deposizione, realizzata nel 1944, per la tomba Adamoli. Risale a quegli anni la decisione di trasferirsi in Argentina, dove rimane per più di un decennio, per poi tornare in Italia nel 1960 e in seguito stabilirsi definitivamente nella città natale. Qui compra e ristruttura un'ala dell'antico Palazzo dei Papi adiacente alla cattedrale e lo trasforma nella sua casa-museo. Nelle sere fredde oscure, vicino al fuoco del cammino, quante cose raccontava il mio nonnino. La più bella che ricordo fu la storia d'un amore appassionato che felice non finì. Finalmente una sede stabile, dopo una serie di esperienze lavorative e permanenze all'estero che hanno evidenziato e rafforzato l'attaccamento alle sue radici. Ho vissuto 30 anni della mia vita, dico 30 anni, ho vissuto lavorando in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Sud America, in Africa, e lì ho imparato una cosa che amo dire, io ho imparato ad amare la patria come la madre. Giuseppe Mazzini diceva queste precise parole, le ha scritte, non è che le ha dette così a voce a chiunque. Dice, io amo mia madre più di qualunque cosa al mondo, ma amo la mia patria più di mia madre. Io quando sento, ripeto queste parole, le penso e le dico, mi commuovo, perché la verità è un sentimento più forte di qualunque
chiacchiera, scritto, eccetera, di partiti politici e di cose. Un uomo di grande onestà intellettuale e di una intransigente dirittura morale. Un artista che non ama essere irregimentato in nessuna scuola, in nessuna corte o clientela politica. Un uomo schivo, ma anche un carattere spontaneo, senza peli sulla lingua. Io se mi fossi accodato a uno dei tanti partiti politici che ci abbiamo, e più forti come più gli altri vari, avrei fatto forse economicamente la mia fortuna, eccetera, ma non me ne frega niente, non me ne importa un cavolo, tanto per dirla in italiano corretto, aulico. Dunque, perché io la cosa, penso quello che penso e posso dire quello che voglio. Solo per il Vaticano Gismondi realizza più di 30 opere. Negli anni 70 si cimenta nell'iconografia dell'Ultima Cena secondo i dettami del Concilio Vaticano II. Ritorno alla predicazione, all'esigenza di un dialogo universale e di espansione del Verbo anche attraverso l'immagine sacra. È in quest'ottica che elabora il cenacolo dell'Abbazia di Santa Sabina a Roma, ultimato nel 77. In realtà, monumento in onore di San Tommaso d'Aquino. Il dottore della Chiesa è rappresentato di spalle sulla destra in contemplazione del Cristo. Al di sopra di tutti il Cristo si erge in piedi nella sua maestosa ieraticità. Tra i commensali, rinchiusi in mantelli rigidi e pesanti, spicca l'autoritratto dell'artista. Nel 71 e per 7 anni consecutivi Gismondi crea i modelli delle monete per il Vaticano. È la prima volta dal 1929 che non appare il volto del Papa. Al suo posto vengono raffigurati i simboli della cristianità. Gismondi, anche se restio ad ammetterlo, ha un giusto concetto della sua arte. Quando nel 1980 a Parigi vengono inaugurate le porte della chiesa di Saint-Pierre a Montmartre, si lascia sfuggire. Da 500 anni non si faceva una cosa così bella. Anche un grano di follia nel mio carattere, però sono cosciente che qualche cosa so fare, se no lascerei perdere, che sto a fare? A perdere tempo. Non c'è nessun artista, secondo me, che sia un grande artista, che sappia fare delle opere importanti, eccetera, che sia incosciente di quello che fa o voglia fare l'umile. L'umile lo facciamo tutti quanti, perché se no tutti ci danno addosso, dice eccolo, vedi come diventa subito rabbioso quando gli toccano il lavoro. Se io non fossi così, in quei miei anni, la possibilità più o meno modestamente di poter vivere, eccetera, che me lo fa fare quello che faccio? Sempre instancabile, Tommaso Gismondi crea, plasma la materia, realizza un numero elevatissimo di portali, lavora il marmo, la pietra e il bronzo con la particolare tecnica della doratura. Centinaia di opere, dipinti e sculture in cui trasfonde la sua energia, la sua attenzione spirituale. La spiritualità di mio padre, soprattutto nelle opere religiose, è stata apprezzata pure dai vari papi che si sono succeduti durante la vita di mio padre, durante la lunga vita. Tant'è vero che gli hanno commissionato tante opere che oggi ritroviamo soprattutto a San Pietro, in Vaticano, tra le quali senza dubbio ci sono i portali della biblioteca e dell'archivio Vaticani. I portali della biblioteca rappresentano tutte le arti e le scienze rinchiuse in quel luogo, e i portali dell'archivio Vaticano invece raccontano la storia del papato
e pertanto della biblioteca stessa. La sua fede e il suo legame con la Chiesa sono saldissimi. Giovanni Paolo II non nasconde la sua predilezione per l'anziano artista e il 31 agosto del 1986, trovandosi ad Anagni, va a visitare Gismondi nel suo studio museo. Un regalo per i suoi 80 anni appena compiuti. Per me è una emozione indicibile, perché questi sono fatti reali. Gianni Paolo II, io ho l'onore di conoscerlo da tanti e tanti anni, e si degna, si rivolge la sua benevolenza verso di me. Ma io stimo enormemente l'umanità di Giovanni Paolo II. Alla rispettabile età di 82 anni, Gismondi lavora alle porte della Basilica di Nuestra Signora della Alta Gracia, nella diocesi di Higüey, Repubblica di Santo Domingo. Un portale in bronzo di 30 metri quadri e 50 quintali di peso. Un anno di lavoro per raccontare i fatti salienti della vita della Vergine legati alla storia del santuario. Un'opera imponente che Giovanni Paolo II ha modo di ammirare in Piazza San Pietro prima della partenza per la Repubblica Dominicana. Artista versatile e prolifico, Gismondi, oltre alle opere disseminate in tutto il mondo, esegue i ritratti di Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, De Gaulle e Chirac, Madre Teresa di Calcutta, Bill Clinton. È anche attore di cinema. Nel film State buoni se potete, di Luigi Magni del 1983, fa la parte del diavolo incarnato in uno scultore. Soffia. Perché così gli dai un'anima. Prova. No, eh? Non t'arrendi mai. Quando due matti si incontrano, succede sempre qualche cosa. È invece un sacerdote che amministra i sacramenti in Cellini, una vita scellerata di Giacomo Battiato del 1990. Tanti i progetti e le opere future che elabora la sua fantasia, la sua vulcanica inventiva, come quello di una straordinaria fontana a Roma. Sarà una fontana giratoria, ondulatoria e anche canora che parlerà e canterà. È una cosa veramente, se Dio mi aiuta, sarà una cosa fantastica. Ed è lui stesso a confidare il suo stato d'animo nell'intraprendere una nuova opera. Le opere le faccio con lo stesso desiderio, la stessa fantasia, la stessa volontà, la stessa ambizione che fosse la prima opera e la stessa disperazione che fosse l'ultima opera. Dopo i 90 anni le sue forze cominciano a declinare. A 94 non è più in grado di sostenere lo sforzo creativo di modellare la materia. Il 26 aprile 2003 si spegne serenamente a 97 anni. Sulla sua tomba ha voluto incise queste parole: qui riposa, non giace, lo scultore Tommaso Gismondi con le sue 100 opere e i suoi 1000 sogni.